Venezia per volare in semifinale scudetto, Umbertide per restare ancora viva, winner home come dicono negli Stati Uniti, gara 2 di quarti finale scudetto, da Palamonti di Umbertide un cordiale saluto gentili ascoltatori da Matteo Romanelli, sono in campo a Cosapone Umbertide e Umana Royal Venezia, i quintetti sono quelli attesi tradizionali, Swartz, Robbins, Consolini, Cemeos Dotto per Umbertide, invece per Venezia abbiamo Harry, Ruzizkova, McCallum, Bagnara e Francesca Dotto. Partita palla 2 viene vinta da Venezia, McCallum attacca subito in velocità ma trova la sua sotto Robbins che la contiene bene e la palla finisce in rimessa laterale che sta a favore di Venezia. Completiamo le formazioni dando i nomi degli arbitri che sono Federico Brindisi, Alessandro Percivalli e Alessandro Pilatti. Vediamo Francesca Dotto che segue la rimessa, Venezia in questa prima azione si schiera con un attacco piuttosto perimetrale, abbiamo McCallum che va a servire Ruzizkova che però che purtroppo è molto pigra e trova sotto la trattoria perché c'è Meos che intercetta bene. Vediamo la guardia californiana di passaporto greco che tenta di attaccare Francesca Dotto che però le mette una buona pressione sulla palla, vediamo sfruttare la finta di blocco di Swartz, entra dentro fino in fondo e poi il ferro risponde alla conclusione, rimbalza Francesca Dotto e quindi può ripartire con la situazione Venezia, loop la chiamata della play Veneta che oggi è l'ennesima sfida della carriera contro Cemella, va tutto dentro a Ruzizkova che avrebbe commesso anche sfondamento ma prima del sfondamento c'è un'infrazione di passi sanzionata dall'arbitro, quindi qualunque palla persa per Venezia, il pallone ritorna a Umbertide e dopo 40 secondi di gioco ancora il punteggio fermo sullo 0-0. Vediamo adesso Caterina Dotto a impostare l'azione, vediamo che c'è la forza della play che va a trovare subito Consolini che c'è bene dei blocchi, c'è meglio spasso il blocco di Robbins e serve bene Chiara Consolini che entra dentro e segna più due punti della partita, ottima penetrazione, ottimo gioco da parte di Umbertide che si porta in vantaggio, sentite anche oggi sugli spalti una gran confusione, anche oggi si è punto il gemellaggio che ormai va avanti diverse settimane tra i tifosi di supporter Flat e Gruppo Andiamo e i tifosi della Sirre Volley di Perugia, mentre intanto l'azione di attacco di Venezia ha rischiato di abortire però poi la palla è schizzata fuori ed è rimessa laterale sempre per la sformazione Oro Granata. Si incarica della battuta ancora Francesca Dotto che trova Ruzizkova sul perimetro, si appoggia a Bagnara, vediamo che trova però e quindi una distrazione della difesa di Umbertide che lascia solo a Bagnara con un punteggio piuttosto facile, però Ruzizkova non riesce da posizione favorevole a trovare i due punti e quindi torna in attacco con Umbertide in posto di palla, vediamo ottimo pick and roll giocato da Caroni Swartz e Caterina Dotto, altri due punti per Umbertide che sale sul 4-0, sale adesso chiama a mano per Francesca Dotto, si appoggia a Henry che apre subito per Bagnara che ritrova McCallum che spara subito da 3 senza ritmo, infatti arriva all'errore però il rimbalzo lungo di Francesca Dotto che però per tenere il pallone vivo deve tornare indietro e trova la palla persa con Robbins che recupera, dopodiché sulla ripartenza di Umbertide c'è il fallo di Bagnara che va a fermare l'azione che poteva rivelarsi un contropiede molto pericoloso per Venezia e quindi si riparte con una rimessa laterale che verrà battuta da Chiara Consolini che fa subito da Caterina Dotto, vediamo ancora una volta la sfida fra le due sorelle Dotto che sarà uno dei leitmotiv di questa partita, arriva Chiara Consolini che riesce nel primo tempo a sfuggire bene alla pressione di McCallum, poi arresta il suo palleggio, trova solo il primo ferro però recupera il rimbalzo molto bene, torna fuori da Caterina Dotto e chiama vediamo un contrasto piuttosto duro tra Swartz e McCallum su cui però l'arbitro non interviene e poi era una buona palla di Gemelos per Swartz però la lunga americana non riuscì a controllare il pallone e quindi alla fine la rotazione non porta niente per Umbertide, si riparte a 7 minuti e 36 dalla fine del primo quarto con il pallone in mano a Venezia e il punteggio che è sempre sul 4-0 per Umbertide e Bagnara che batte a rimessa e trova Francesca Dotto come decide di giocare questa azione Venezia, si va da Ruzizkova che si è aperta in punta ed è consegnato per McCallum che attacca con una bella virata con Solini, poi scarica per Bagnara che ha spazio da 3 però il tiro è lungo e anche un po' storto, Harry si libera in maniera abbastanza diciamo muscolare di Swartz per gli abiti tutto regolare, poi la lunga americana prende il rimbalzo, segna due punti e trova anche il fallo di Gillian Robbins, quindi andrà in lunetta con il libero supplementare. Vediamo qualche secondo prima di riprendere il gioco, adesso si trova l'ex giocatrice dell'Atlanta Dreams arrivata a febbraio dalla Cina, converte il primo tiro libero con buona tecnica e quindi siamo 4-3
dopo a 7 minuti e 14 dalla fine del primo quarto. È ancora Catania Dotto che va in portare l'azione, le porta il blocco bene Cilia Robbins e quindi lo giocano a 2, le 2, ottima azione, Cilia Robbins è bravissimo a trovare coordinati per trovare questi due punti che erano tutt'altro che parfili. Secondo asset della partita per Catania Dotto, primi due punti per Cilia Robbins, sei sul 6-3, poi dopo, e qua invece una ottima penetrazione di Francesca Dotto che trova, che si apre la strada verso il canestro, 6-5, quindi Catania Dotto ancora è in portata dell'azione. Vediamo, esce ancora in angolo Chiara Consolini che si trova sempre contro le persone di McCallum, si appoggia quindi a Robbins che trova subito Gemellos che sfrutta il blocco della lunga texana e verrà fino in fondo, un altro bel canestro da parte di Jackie Gemellos, 8-5 per Umbertide a 6 minuti e 25 dalla fine del primo quarto. Vediamo come risponde a Venezia, il consegnato ridotto per Bagnara che apre subito per Ruzzizzo che sta giocando molto lontano dalla canestra in questo tipo di partita e si ritrova ancora si ripone la sfida a McCallum Consolini, però la guardia statunitense decide di aprire per Bagnara che prende il suo tiro dalla linea del tiro libero e lo segna con buona tecnica. Si retta quindi sempre su questa battaglia punto a punto con gli esempi delle squadre con un punto di distacco quando mancano 6 minuti a fine primo quarto. Francesca Dotto trova bene, Catania Dotto trova bene Jackie Gemellos che poi vede una bella apertura per Giulia Robbins che segna e qui c'era anche molto contatto, però l'arbitro la fanno correre. Comunque sono altri due punti per Giulia che sale a 4-4, 10-7 per Umbertide quando mancano 5-40. Ancora vediamo un metro, la palla arriva ancora a Henry che in post basso fa vedere se c'è in tutta la sua tecnica, ha segnato due punti, anche qui c'era stato un altro contatto abbastanza netto che però è stato da fuori correre, un metro arbitrale diciamo molto permissivo fino a qui per quello che abbiamo visto. Riparte in attacco Umbertide con Chiara Consolini che entra dentro benissimo, sta sul posto McCallum, una penetra arriva fino in fondo, un altro gran canestro del capitano che ha approcciato la partita veramente bene, 12-9 quando mancano 5 minuti alla fine del primo quarto, quindi siamo partiti alla metà della frazione, punteggio molto alto finora. Vediamo adesso McCallum che va a trovare Ruzzizzo, va a tentare la riapertura, un momento molto brutto però regolare, e la sempre la palla di Bagnara che va a segnare altri due punti, e per Bagnara questa è seguita la partita particolare, un ex della partita ma non solo, insomma è una giocatrice che è stata lanciata in Serie A1 quando era giovanissima, aveva ancora 16 anni, da coach servente Reggio Emilia, è stato un po' il suo maestro allenatore di Umbertide e oggi lo ritrova l'avversario. Mentre intanto si sviluppa l'azione di Umbertide con Gemellos e blocco, anche qui un blocco piuttosto duro di Svolta da farlo correre, poi proprio la lunga di Boston va a segnare con mano morbida altri due punti e Umbertide torna sul più 3, 14-11. Adesso è Venezia che va a impostare l'azione con Francesca Dotto, ancora una volta la sfida contro la sorella, bella penetrazione di Francesca Dotto che poi alza la parabola e segna. Dunque, e segna, siamo sul 14-13 per Umbertide quando mancano 4 minuti a finire il primo quarto e l'azione, la palla di nuovo da parte di Acquasapone, decisamente meglio gli attacchi rispetto alla difesa in questo avvio di partita. Adesso si va da Robbins che però ha ottenuto la carta per il standard, data l'attenzione di Chiara Consolini che segna altri due punti, raggiunge la sua tabellino, grande inizio di partita per il campione di Umbertide che con questo canestro c'è la salita a quota, 6, a quota 8. Siamo 16-3 per Umbertide, 16-13 per Umbertide con un'altra persona di Francesca Dotto, stavolta però non riesce a concludere, quindi dopo diverse azioni consecutive finalmente le difese la difesa riesce ad avere anche sull'attacco. Adesso ancora vediamo come imposterà l'azione Umbertide con Catania Dotto che va in penetrazione, sfida Henry, però arriva, la palla arriva a Chiara Consolini che però aveva un piede sulla riga, quindi una palla aperta per Umbertide, si riparte con una rimessa laterale per Venezia e sarà ancora Bagnara ad incaricarsi di battere la rimessa e ancora per Francesca Dotto. 6 minuti e 19, sempre più 3 per Umbertide. Vediamo, esce McCallum che riceve il pallone, attacca direttamente e poi scarica in angolo per Catania Dotto che riapre, extra pass di Ruzzizzo per Bagnara che però non tira subito, aspetta un po', quindi va bene fuori ritmo e sinceramente con una grandissima dose di fortuna, una tabellata abbastanza evidente, comunque conta per 3 punti come un bel tiro e Venezia ritrova la parità quota 16. E anche per Bagnara un inizio davvero caldo, sono 7 punti senti da Bagnara, qua intanto si continuano a vedere scontri senza che gli arbitri fischino nulla, insomma va bene lasciare la corsa dei contatti, poi sinceramente stiamo un po' eccedendo qua. Invece McCallum tira completamente senza ritmo e va a segnare
poi Henry raccoglie il rimbalzo, subisce fallo sulla chiusa da Swartz, fallo non su azione di tiro, quindi si ripartirà con una rimessa laterale per Venezia, visto che siamo ben lontani dal bonus, visto che finora non è stato bagnato, mai fischiato nulla. Primo cambio della partita, esce Catania Dotto, dentro Giulia Pegoraro per Umbertide. E quindi il cambio classico del play da parte del coach Serventi, e vediamo che Henry va subito a trovare Francesca Dotto sul perimetro, che riesce per Ruzzizio, ma che gioca ancora molto perimetrale trovando finora, e finora rispetto al dominio che aveva avuto nell'ultima partita non si è fatto vedere. Vediamo che qui Robbins tiene benissimo, ma Ruzzizio con un ottimo movimento tira sopra la testa, e Venezia per la prima volta nel match si porta avanti 18-16 per le venete, che stanno cavalcando un parziale di 5-0. 2 minuti e 15 alla fine del primo quarto, e adesso è chiaro Consigli su di palla, batte benissimo Bagnara, poi però si appoggia al tabellone, non segna, anche qui sarà molto contatto, però va bene, ormai abbiamo capito che per fischiare stasera dobbiamo vedere dei contatti molto pesanti, altrimenti gli arbitri la fanno correre. Bagnara va nel mezzangolo da Ruzzizio, che dalla media è inserito infallibile, questa volta invece sbaglia, vola a terra anche Henry, ancora qui tutto regolare. Invece questa volta viene fischiato il contatto a centro area, fallo fischiato a Henry, e quindi si ripartirà con una rimessa laterale per Umbertide, mentre coach Liberotto prepara un doppio cambio, mentre Deborah Calangelo riesce a Francesca Dotto, poi esce nel Henry ed entra Alessandra Formica. Anche qui nulla cambia, semplicemente per far rifiatare dal punto di vista della struttura del quintetto non cambia nulla. Vediamo come va, si incarica della rimessa Giulia Pegoraro, l'arbitro chiede di aspettare che le squadre trovino la giusta formazione in campo. Anche coach Serventi ha qualcosa da dire sull'arbitraggio, che finora sinceramente non è apparso molto preciso. Vediamo, Giulia Pegoraro trova Chiara Consolini, che c'è bene dai blocchi, tenta l'entrata, ma tiene bene di fisico McCallum, poi Robbins mette palla a terra, salta bene Formica, ma trova la posizione col fisico di Ruzzizio, va anche qui tutto regolare, questa volta il non fisico di abbastanza corretto sinceramente, e si riparte quindi con l'azione di Venezia, con McCallum che trova con una fucilata a Ruzzizio, che riesce in maniera molto buona a controllare un po' il risultato che è facile, e poi tenta ancora il tiro alla lunga slovacca, sbaglia ancora, è inusuale per l'arbitro questo il tiro, Swartz raccoglie il rimbalzo e fa ripartire l'azione con Giulia Pegoraro, che adesso vediamo decide di penetrare, trova contro Calangelo, chiude il palleggio, riesce a riaprire per Swartz, che gioca un bel gioco alto basso per Julian Robbins, che però salta Ruzzizio, ma viene scippata da Shannon McCallum, e quindi Venezia può ancora una volta ripartire, e Calangelo è in possesso, va ancora Ruzzizio, che continua sempre a uscire tantissimo dall'area. McCallum prende il resto del tiro, passa dentro l'area molto lungo, e il rimbalzo è per Julian Robbins, che subito va ad aprire per Chiara Consolini. Orno, la chiamata di Giulia Pegoraro, vediamo come si formerà il doppio blocco delle lunghe, sale adesso anche Carone Swartz, che proprio il suo lato sceglie Chiara Consolini, si trova contro Bagnara, che lo pone in ottima difesa, 7 secondi alla fine, deve forzare il tiro a 3, Chiara Consolini, e va a segno un canestro importantissimo che rimette avanti Umberti in un'azione che sembrava essersi incartata, invece con un grande gesto di classe riesce a trovare il canestro il capitano di Umbertide. Intanto poi dopo si riparte l'azione e Giulia Pegoraro va a spendere fallo su Calangelo, visto che ancora siamo lontani dal bonus, mancano 18 secondi alla fine del primo quarto, e Umbertide conduce 19-18 su Venezia. Intanto arriva il fallo tecnico per coach Serventi, perché stava continuando a protestare, un fallo abbastanza su richiesta di McCallum sinceramente, ma insomma diciamo che fino a qui non si può definire un arbitraggio casalingo come abbiamo visto finora, e McCallum poi si porta in lunetta, si porta per battere il libero del tecnico. Vediamo la guardia statunitense che converte il tiro libero, e se non sbagliamo è il primo punto della sua partita, una partita finora abbastanza sottotono, almeno dal punto di vista offensivo per la guardia, che è uscita dal college di Charlotte. Adesso proprio lei in posto di palla, e vediamo se lo racconto per Kice Melos, va ad attaccare e si tiene molto bene, poi un pallone abbastanza prevedibile per Swartz, che intercetta Gemeos, un passaggio no look davvero davvero bello, in termini di grande tecnica per Giulia Roberts, che però poi
manca l'appoggio da pochi passi e non era così semplicissimo perché la versione di Rudzinskova, e su questa azione si conclude il primo tempo sul 19, il primo quarto sul 19 pari, 2 minuti di riposo per le squadre, che è un'occasione per gli allenatori di rivedere un po' le tattiche, mentre intanto il pubblico di Umbetide se la prende abbastanza con la terna arbitrale. Intanto possiamo dare le statistiche per Umbetide: benissimo Chiara Consolini con 9 punti, 4 per Gillian Robbins, 4 anche per Karen Swartz e 2 per Jackie Gemellos. Invece per Umbetide ha trovato 7 punti da Bagnara, 5 da Henry, 4 da Dotto, 2 da Rudzinskova e 1 da McCallum. Questi sono i punteggi, queste sono le statistiche che stanno fino adesso dando 19 pari di parziale. Per quanto riguarda i rimbalzi, conduce 7-5 Umbetide in questa voce, la migliore rimbalzista è Caroline Swartz che ne ha presi 3, ne ha presi, e segnalare 2 assist di Caterina Dotto, mentre Venezia che nella gara 1 aveva distribuito ben 25 assist complessivi in tutta la partita, per adesso ancora ferma a quota 0. Intanto diamo uno sguardo anche agli altri campi, ricordando che nel pomeriggio San Martino ha perso a Napoli per 64-57, quindi a Staffes Mapei Napoli è la prima semifinalista ufficiale del campionato. Negli altri campi invece a Cagliari, Schio che ha vinto gara 1 si sta imponendo anche per 17-19 sul campo del CUS, e invece a Lucca Ragusa sta vincendo per 12-11 contro la Gesam Gas, e anche qui ricordiamo che Ragusa si era imposta in gara 1, quindi in caso di vittoria delle scadenze delle siciliane, le due squadre che dopo le prime due stagioni regolari andrebbero in semifinale a raggiungere la formazione campana di coach Ricchini, che si è qualificata nel pomeriggio. Intanto tutto pronto al Palamorandi per riprendere le operazioni, la rimessa sarà battuta da Umbetide visto che ha paura la vittoria Venezia, e Chiara Consolini è pronta a metà campo per rimettere. I quintetti ci sembrano gli stessi che hanno concluso la prima fase, almeno per Umbetide, mentre invece Venezia ha inserito Francesca Melchiori al posto di Benedetta Bagnara. Vediamo che adesso Pegoraro gioca contro Carangelo, riesce a evitarne bene la pressione e va per Chiara Consolini, che ancora una volta batte benissimo McCallum, poi alza la parabola, si protegge anche dal tentativo di recupero di Anelka Henry e appoggia altri 2 punti, 21-19, 11 punti già da Chiara Consolini, che davvero oggi è in formato extra lusso, e quando gioca così è davvero probabilmente la miglior giocatrice italiana, ci perdonino gli altri se ci esponiamo in questa maniera. Vediamo McCallum che adesso arresta un po' il palleggio, poi scambia il progetto con Henry e poi un tiro da 3 abbastanza estemporaneo, come quasi tutti quelli che prende la guardia americana, che però altrettanto quasi sempre li segna questi tiri, e quindi brava lei, più 1 per Venezia. Non sono ottimi attacchi questi, però finché il pallone entra ha ragione chi li prende. Si riparte quindi con Giulia Pegoraro in possesso di palla. Vediamo ancora una volta la pressione di Carangelo, che fa perdere molti secondi, solo 6 secondi adesso per fare un'azione. Voi a Pegoraro trova Giulia Robbins a difesa del controllo, 2 secondi, bisogna ancora tirare, invece la texana non si rende conto che sta per cadere il tempo, e quindi il canotto 24 si spenge, palla persa per Umbetide, e si riparte con il pallone in mano a Venezia. E va Carangelo si incarica di battere la rimessa, anzi no, poi decide di lasciare il compito a Melchiorri. Fino adesso una partita davvero equilibrata questa tra Venezia e Umbetide, dove gli attacchi hanno avuto decisamente meglio rispetto alle difese, e ancora però nessuna delle due squadre ha mai veramente dimostrato il sopravvento. Una partita estremamente equilibrata. Qui l'apertura di McCallum per Carangelo è fuori misura, però la play campana riesce comunque a controllarla a 4 secondi di operazione, 3 sempre per l'azione abbastanza telefonata, infatti Caroline Swartz la stoppa in maniera piuttosto energica, è creato Caterina Dotto che era appena entrato al posto di Pegoraro, spinge il contropiede e poi riapre per Jackie Gemellos, che da 3 con mano estremamente morbida lascia andare un tiro bellissimo, una parabola perfetta che fa muovere appena la retina, e Umbetide torna avanti 24-22 con il 5° punto di Jackie Gemellos, che poi mette la mano sul passaggio di Carangelo per McCallum, devia la palla, si ripartirà con una rimessa laterale a favore di Venezia, che ha ancora 15 secondi per impostare il suo attacco, e poi un McCallum che si incarica di batterla e va ancora da Carangelo. Vediamo cosa decide di fare Melchiorri, apre per McCallum, che questa volta è strapezzo nel taglio dalla difesa e quindi ne appoggia 2 abbastanza facili, e siamo ancora pari 24-24.
Adesso abbiamo Cattolini adotto che cerca di impostare l'azione, Giulia Dobbs porta un blocco ma non lo esplora Dotto e preferisce in maniera più sviluppata. Poi invece va a attaccare Calagno sul blocco di Caroni Sbozz e mette due bei punti. Mette due bei punti dal gomito, sono i primi due punti della sua partita e soprattutto il 26-24 per Umbertide. Mentre McCallum spara ancora la 3, stavolta il pallone non le entra, si combatte però a rimbalzo e Giulia Roberts qui è sfortunata perché il pallone le rimbalza sul piede e schizza fuori, quindi Venezia avrà un altro possesso in attacco con 14 secondi e Coccio libera Lotto, decide di sospendere la partita per parlare un po' su, soprattutto probabilmente per disegnare lo schema da applicare in questo possesso che è particolarmente importante per Venezia. 26-24, partita estremamente equilibrata fino a questo punto, le statistiche le abbiamo appena lette, non sono poi cambiate di molto. Abbiamo Chiara Consolini con 11 punti che è la top scorer della partita. Andiamo a vedere sugli altri campi come stanno evolvendo, tutta la situazione sta evolvendo. C'è equilibrio un po' ovunque perché a Cagliari a fine primo quarto Schio e il Cusso sono sul 21 pari, mentre invece a fine prima frazione di gioco a Lucca Ragusa conduce ma solo di un punto, 13-14 per la pasta d'acqua sul contro la Gesam Gas. E questa è una partita che abbiamo visto in gara 1 ed estremamente equilibrata tra due squadre tra l'altro che hanno dei sistemi di gioco abbastanza simili e anche qui fida aspettarsi grande equilibrio fino alla fine. Vediamo che è tutto pronto qui a Palla Morandi per riprendere a giocare. Si riporta in Venezia, era in attacco con il pallone che sarà rimesso in campo da Melchiorri. Non ci sembra ci siano cambi da parte delle due formazioni, no, infatti sono le stesse formazioni durante il time out. Vediamo la palla della negoziata Henry che fa un palleggio, poi va a passare per Cavaggio, poi il presidente ha sbagliato che Dotto Ship può ripartire in contropiede, però sta per appoggiare e viene toccata da McCallum. Il pallone non entra ma sono comunque due tiri liberi per Umbertide. Sinceramente c'è un fischio che ci stava. E adesso si porta il lunetta a Caterina Dotto, si porta il lunetta. Sono i primi due tiri liberi che Umbertide ha bisogno di battere in questa partita. E il primo da parte di Caterina va a segno, quindi Umbertide si riporta a più 3 sul 27-24, 7 minuti e 13 secondi alla fine del secondo quarto. Vediamo il secondo tentativo da parte della Play e anche questo va a segno, 28-24 più 4 che è anche il massimo vantaggio di Umbertide, per quanto possa essere significativo parlare di massimo vantaggio con una situazione diciamo di così vicinanza del punteggio. Intanto coach libera Lotto, rimette in campo sia Bagnara che Ruzicova, dà il primo riposo della partita a Shannon McCallum e richiama in panchina anche Formica, quindi adesso torna la configurazione con le due lunghe titolari, mentre invece va con una squadra più piccola sugli esterni perché abbiamo Carangelo, Melchiorri e Bagnara. Poi qua Umbertide prova il pressing sulla rimessa di Venezia, complica la vita alla squadra ospite che infatti rischia di perdere il pallone, comunque deve ripartire da capo con 4 secondi meno. Vediamo adesso Calangelo, prova a salire a campo, si alza anche il pressing di Robbins, Calangelo sbaglia, ruba palla Gemellos che se ne va 1-0 e appoggia ancora il fascio dei canestri. Un'altra vittoria della difesa di coach Serventi e Umbertide scatta sul 30-24, qui intanto non si capisce cosa succede, c'è l'infortunio per Calangelo che deve uscire, quindi l'arbitro ferma il gioco giustamente per farlo uscire e al suo posto rientra subito Francesca Dotto, rientra, quindi adesso si riparte una risa laterale per Venezia. Sinceramente si è sfuggito quando ha preso il colpo Calangelo, speriamo ovviamente che non sia nulla di grave, speriamo. Adesso quindi Francesca Dotto che va in posizione d'azione per Meccari che tocca tutto Ruzicova, poi ha preso Francesca Dotto che si trova davanti a Swartz, alza la parabola ma deve alzarla molto per superare Swartz, troppo perché poi anche entrare dentro il canestro, infatti fa l'errore, rimbalzo di Umbertide con Chiarozzini che subito va da Canone Swartz che in post basso contro Ruzicova ha un grosso vantaggio fisico evidente e infatti la Slovacca non la può tenere e siamo 32-24, si aggiorna il massimo vantaggio di Umbertide, continua il passare di 8-0 da parte dei Serventi quando mancano 6 minuti e 20 secondi alla fine del secondo periodo. Altra bella penetrazione di Francesca Dotto che stavolta decide di scaricare per Ruzicova, ha mosso la difesa, la lunga slovacca si è trovata libera, bel passaggio da parte della play azzurra e
mezz'onda segnata interrompe il break umbertidese, 32-26, comunque la squadra di casa rimane sempre avanti di 6 punti, mentre sul cubo dei cambi pronta a entrare anche Serena Bonna, che fa il suo soglio nella partita. Mentre intanto qua l'azione si rompete un po' in questo inizio di azione, Caterina Dotto riesce a trovare il pallone in mano in qualche modo, e quindi diciamo discreta fortuna da parte di Umberti, un'azione in cui si è combinato molto poco. Il pallone dopo la calambola su Verdi è tornato in mano in maniera abbastanza fortunosa, la Caterina Dotto che poi ha trovato con grande bravura proprio allo scadere dei 24 secondi il Canezzi, diciamo che si fa un po' il paio con il Canezzi tabella da 3 di Bagnara, mentre qui Ruzzizzo guarda il gomito, questi sono i tuoi tiri, ma stasera sbaglia ancora. Era stata infallibile venerdì sera, stasera invece polveri bagnate fin qui per la lunga slovacca, comunque una mano dolcissima, e non ci stupirebbe se cominciasse a trovare percentuali alte con il della partita. E intanto qui alta palla persa per Umberti in maniera piuttosto sfortunata, Caterina Dotto aveva il piede che toccava la linea, e quindi ovviamente al momento di recezione del passaggio il pallone è uscito e si parte con l'università statale per Venezia. Anche coach Serventi chiama il primo timeout della sua partita quando mancano 5 minuti e 14 secondi all'intervallo lungo. Umberti sta conducendo per 34-26 e fino a qui una partita davvero ottima da parte di Serventi, una delle migliori dell'anno sia dal punto di vista offensivo che difensivo, e infatti testimoniano anche le percentuali. Da 3 siamo col 100% 2 su 2, mentre invece per il tiro da 2 siamo 12 su 18, quindi comunque siamo un ottimo 67%, mentre Venezia sta tirando molto bene dal campo, 9 su 16 da 2, 2 su 5 da 3, però fino a qui hanno fatto differenza anche le molte palle che Umberti è riuscito a recuperare rispetto alle veneziane, e soprattutto i rimbalzi che vedono Umberti condurre per 9 a 5. E in una partita con così pochi rimbalzi è un pedigno piuttosto netto comunque. E intanto diamo anche uno sguardo veloce agli altri campi. Schio ha piazzato un parziale, sta allungando come la balanza prevedibile, 31-23 per le Venete a Cagliari, mentre invece a Lucca ha piazzato il sorpasso del Jason Gas, le locali adesso conducono 17-16 su Ragusa. Però torniamo qua al palla Morandi, perché Venezia ripete il gioco ed è in possesso di palla con Caterina Dotto, la palla di Renato Ruzzizzua che riapre bene per Melchiorre, che la tre è pericolosa, questa volta va lunga, e quindi il rimbalzo per la Dicemeos, che era incontrastata. Subito la guardia californiana di passaporto greco prova a fare l'azione e va in angolo da Bona, che mette bene palla a terra, poi però in area non trova sbocca situazione, quindi torna fuori da Dicemeos, le porta bene il blocco, bella alzata di palla, bella palla alzata da Dicemeos per Serena Bona, che viene trattenuta dalla difesa di Venezia per evitare che una faccia di ricezione, e il secondo fallo del quarto per Venezia, mentre ancora Umberti non ne ha speso nessuno in questa frazione, e quindi si ripartirà con 14 secondi sul cronometro 24 e 4-43 della fine del quarto. Vediamo se è una buona strada contro Duzizkova, mette palla a terra, poi per chiudere il palleggio va in post da Swartz, che viene marcata da Harry, ma c'è un bel taglio di Fekice Melos che però poi non riesce a segnare, non riesce, poi dopo si sbraccia abbastanza tra Erdic e Melos, comunque non viene fischiato un fallo per nessuna delle due giocatrici, si poteva fischiare il fallo per entrambe, quindi forse non fischiare per nessuno, può andare bene uguale. E mentre invece adesso viene fischiato fallo in attacco a Harry, sinceramente questo movimento l'ha fatto ripetutamente, la terza volta è stato fischiato, mentre invece adesso Harry si lascia andare verso i piuttosto plateali, arriva un richiamo da parte dell'arbitro per la lunga statunitense, la lunga di origine giamaicana, discussione abbastanza lunga tra l'arbitro e Harry, vediamo poi alla fine, comunque rimane solo una minaccia, un richiamo ufficiale, non arriva il tecnico, non arriva, mentre coach Liberalotto è pronto a chiamare un nuovo cambio, e sul cubo si sta preparando McCallum, e vediamo questa la scelta del coach veneziano che richiama in panchina Francesca Melchiori, chiama in panchina, e quindi rientra in campo McCallum, e adesso Venezia si schiera di nuovo con il quintetto che aveva cominciato la partita. Sinceramente non un grande impatto fin qui delle giocatrici della panchina, a differenza della partita di andata dove comunque Venezia ha avuto tutto benissimo, ha giocato una partita straordinaria la squadra veneta, mentre stasera molte più difficoltà, sicuramente anche perché ha trovato di fronte un'altra questa Pone che fin qui ha disputato una delle migliori partite della sua stagione indubbiamente. Vediamo che qui tarda a ripartire, si discute ancora al tavolo, sono
vediamo. Sì, vengono chiamati i due allenatori al tavolo e poi si continua comunque a disquisire. Si apre le lunghe, quindi intanto che viene questa matassa, intanto che si tocca di dirimere questa matassa, vediamo cosa accade negli altri campi, dove Schio ormai se n'è andata 37-23 contro il Kus, mentre invece a Lucca può partire a punteggio bassissimo, come si deve aspettare, e stiamo 19 di fronte per Lucca. Qua intanto si continua a non giocare, vediamo, continuano lunghe disquisizioni al tavolo. Sinceramente dalla nostra postazione siamo molto lontani, non riusciamo a capire quale sia il problema, ci scusiamo per questo con gli spettatori. Vediamo che sta spiegando qualcosa, sta spiegando l'arbitro ai due allenatori. Poi mentre sta chiedendo di limitare un po' il potere, sono state abbastanza numerose in questi primi 15 minuti. Il pubblico non sta prendendo bene questo lungo periodo di sospensione, perché sono prese abbastanza evidenti, e anche per le squadre sicuramente stare ferme così a lungo non è un buon segno, perché si comincia a freddare. Adesso vediamo, abbiamo capito, si era fermato il cronometro, stanno cercando di sistemare il cronometro della partita al suo giusto punto, e si riparte con 4 minuti e 5 secondi da giocare. È Caterina Dotto che imposta l'azione per Umbertide, vediamo cosa ne esce, porta del blocco Swartz, però Caterina Dotto riesce a tornare fuori per Serena Bonna, che prende il tiro a 6 metri, la palla si sbatte sul ferro, però poi Serena Bonna si butta benissimo a rimbalzo, poi qui è sfortunata perché la sua velocità ha meritato sicuramente miglior fortuna, invece la palla schizza via di Madison in mano a Venezia, e quindi Francesca Dotto che va da Ruzzisco, va ancora una volta in punta per McCallum, che attacca Consolini, che tiene bene, esce fuori, bella extra pass di Francesca Dotto per Bagnara, tiro costruito benissimo da Venezia, e come vedete prima un tiro che tutto male è entrato, un tiro che era un'azione perfetta, ma tra Venezia è uscita, qua contatto tra Francesca Dotto e Cecchi Cemeos, sicuramente non era colpa di Cecchi questo contatto, ci può stare anche il non fischio, la palla arriva dentro per Caroline Swartz, che però ha difficoltà nel controllo di conseguenza nel coordinarsi, il rimbalzo comunque un bertidese, e poi Shannon McCallum va a spendere il fallo su Caterina Dotto. Se non andiamo errati, per la guardia statunitense dovrebbe essere il secondo personale della partita, così è infatti. Comunque ancora non siamo in bonus, è il quarto fallo di Venezia, mentre ancora un bet da 4-0, questo è un vantaggio tattico che deve essere importante nel finale. Riparte l'azione condotto che va da Consolini, finta penetrazione, poi penetra dall'altra parte, trova invece qui benissimo Harry che gli oppone il fisico, questo sinceramente sembrava un contatto almeno dal nostro punto di vista abbastanza regolare, e invece viene sanzionato ed è un fallo pesante per due motivi, perché uno perché Umbertide è in bonus, almeno intendendo il concetto di bonus all'americana, quindi per Venezia che ha commesso 5 falli in questo quarto, e quindi Andrea Lunetta adesso e per ogni successivo fallo di Venezia, e poi perché soprattutto per Harry è il terzo fallo personale della partita, quindi dovrà restare in panchina sicuramente almeno fino alla fine di questo secondo quarto, e forse anche per alcuni minuti nel terzo, per evitare ovviamente di uscire per falli. Chiara Consolini ne mette uno su due, sale da quota 12, Umbertide va sul più 9, 35-26, ed è il massimo vantaggio della partita per la squadrazione umbra. Qua la pressione mette il fisico per pressare Francesca Dotto, Serena Bona lo fa con un eccesso di veemenza, e quindi arriva il fischio, primo fallo di Umbertide nella frazione. Si riparte con la rimessa per Venezia, giocano a due Dotto e McCallum si isola in angolo, poi esce per Formica che mette palla a terra, poi va subito intorno a McCallum, continua a scambiare palla loro due, e poi si va da Dotto, non è che abbia costruito tantissimo fino a qui Venezia, ma con 8 secondi, solita penetrazione di Dotto, stata scarica per McCallum che non gli pare di voler tirare, stavolta non è neanche un pessimo tiro, la palla poi termina lunga, poi si combatte a rimbalzo, stufa la catena Dotto molto bene, prende il pallone, arriva anche il fischio arbitrale per un fallo di Ruzzicova, e dopo tante protette è un po' cambiato il metro arbitrale, però perché prima o quattro questi contatti non venivano fischiati, adesso sì, quindi attenzione, però c'è un overrule, possiamo dire, da parte del secondo arbitro, che inverte la chiamata e dà la rimessa
e dalla rimessa laterale a Venezia, dalla rimessa, perché quindi se non si torna a fallo ovviamente Catini era adotto nello slancio, era riuscito a finire fuori dal campo, quindi giustamente è rimessa per Venezia. Va Francesco Adotto che penetra, scarica del Bagnaro, subito il passaggio di prima per Ruzicova che si sblocca dalla media, trova un bel canestro elegante lei come giocatrice e torna a meno 7 Venezia, mentre intanto per un bet deve rientrare Cilia Robbins al posto di Caroline Swartz. Vediamo adesso che il bel gioco di un bet del Cortina Buona che trova Robbins, però nella morte tra McCallum e Formica Robbins non riesce a coordinarsi bene, poi Cimero si ha messo la mano per prendere il passaggio di McCallum, però palla con cui è arrivata Formica che poi si ritrova ancora il pallone in mano, fa un bel movimento in post, un po' il passo di incrocio e appoggia tutti i due punti, è 4-0 il parziale per Venezia e stiamo 35-30 adesso quando manca 1:47 alla fine del parziale. È pronta a rientrare subito Caroline Swartz, quindi un riposo brevissimo per la pivot statunitense. Si scambiano i palloni adesso con Solini e Gemeus, poi è tranquillamente chiara Consolini che stavolta tenta un tiro molto forzato anche per una giocatrice in sette grazie come lei con la sua tecnica, e questa volta ha chiesto troppo al suo talento e poi non è entrato. Mentre Francesco Adotto prende un buon arresto tiro dalla media distanza, ma il pallone finisce ancora una volta lungo, rimbalzo per la di Giulia Robbins che apre subito per Catania Adotto che è ancora in posto di palla e chiama Horn come gioco, sceglie il blocco di Robbins per la quale poi va a riaprire subito da Robbins, si torna da Gemeus, bellissimo passaggio fintato per Chiara Consolini che ha spazio da tre, il pallone ruota per due volte sul ferro poi entra e Lumbetti torna più 8, 38-30 e la seconda tripla per Chiara Consolini che sale a 15 punti per un tempo stratosferico da parte del capitano di Lumbetti, più 8 per Lumbetti. Poi invece Gillian Robbins va in caccia del pallone su Ruzicova, le prende anche il braccio, quindi è fallo per la lunga texana, un fallo ben speso comunque perché era Ruzicova in una posizione molto favorevole per segnare, invece non essendo ancora un bonus Umbertide, con questo fallo si riprenderà solo con una rimessa laterale quando mancano 48 secondi e 6 decimi alla fine del secondo quarto. Time out chiamato da coach Serventi che probabilmente vuole impostare la difesa in questa azione e poi il successivo attacco, e quindi mentre siamo in corso il minuto di sospensione al Palamorandi, diamo un'occhiata ancora una volta a cosa sta avvenendo sugli altri campi, dove Cagliari sta tentando in tutte le maniere di restare attaccata alla partita. Schio conduce ancora di 9 perché 39-30 il punteggio quando siamo al 18esimo, però davvero una partita molto gagliarda da parte del Cus Cagliari, mentre a Lucca Ragusa si è riportato avanti, adesso vince di 4 punti, 24-28 per Ragusa, e in una partita così basso punteggio 4 punti non sono un distacco così facile da recuperare, è una partita a basso punteggio, basso ritmo soprattutto come sono sempre quelle in cui gioca Lucca. Mentre quasi tra i panni da giocare, ricordiamo anche che oggi pomeriggio si è giocato un'altra gara 2 per i quarti di finale dei playoff scudetto. Napoli, dopo aver vinto San Martino di Lupoli, ha vinto anche in casa Pala Vesuvio contro le Venete, quindi ha eliminato, possiamo dire, se non proprio contro pronostico, almeno contro classifica, visto che Napoli era il numero 6, San Martino numero 3, ha eliminato le Venete e si è portata squalificata la semifinale scudetto. E intanto si riprende a giocare e la palla va nelle mani di Dotto che prende un bel tiro dalla lunetta, ma il pallone alla play azzurra oggi ha polvere abbastanza bagnata al tiro e sbaglia ancora. È la sorella che si incarica di gestire il possesso per Umbertide, poi c'è un piccolo fattenimento con Gemeos che è tutto risolto, Jackie va in angolo da Consolini che taglia tutta la difesa con l'impettazione e trova in angolo Caterina Adotto che mette una tripla importantissima che dà il più 11 a Umbertide, 41-30 quando mancano 20 secondi alla fine, poi blitz di Chiara Consolini vincente, recupero di palla, Caterina Adotto lo perfeziona, si riparte in attacco, si va in angolo da Jackie Gemeos, giustamente decide di tenere il pallone e di aspettare la fine del tempo per prendere l'ultimo tiro. 3 secondi alla fine, Chiara Consolini prende da 3, un tiro importantissimo, la palla batte due volte sul ferro, poi esce, sarebbe stato probabilmente troppo che questo porta calambo è dentro. Comunque il primo tempo davvero spettacolare da parte di Acquasapone Umbertide che conduce per 41-30 su Venezia. Ovviamente per dire la bontà del gioco offensivo della squadra di coach Serventi basta leggere il tabellino, 41 punti in un tempo sono tantissimi, e basta ricordare che Umbertide ne segna 51 tutta la partita a Venezia, e anche per tenere a quota 30
la squadra Lumana, una squadra che comunque nelle ultime partite era sempre andata ben oltre gli 80 punti, è un'altra posizione notevole. Leggiamo le statistiche di questo primo tempo. Abbiamo Chiara Consolini che abbiamo, già sappiamo che era top scorer con 15 punti. Molto bene davvero Caterina Adotto, forse la sua migliore prestazione stagionale assieme a quella di dicembre contro Schio, sempre che è Palamorandi. E non è, forse non è un caso che quando Caterina Adotto gioca partite di alto livello, tutto un Betide, poi giocano molto bene. 9 punti e 2 assist per la Play Veneta, 7 punti per Jackie Gemelos, 6 per Caroni Swartz e 4 per Julian Robbins. In casa Venezia la top scorer è ancora Benedetta Bagnara con i 7 punti che ha segnato praticamente nei primi 5 minuti di gioco. Dopodiché abbiamo a quota 6 Meccallo Meruzzicova, 5 punti per Henry, 4 per Francesca Dotto e 2 per Sandra Formica. Prima di salutarci per qualche minuto diamo anche un ultimo sguardo agli altri campi. Schio vince sempre di 9 con 31-32 a Cagliari, mentre invece Ragusa sta allungando decisamente 35-26 a Lucca e sta diventando un vantaggio importante per i siciliani. Bene, quando mancano 14 minuti alla ripresa delle operazioni per il secondo tempo, quindi per il terzo quarto, ci prendiamo qualche minuto di pausa anche noi e ci risentiamo fra qualche minuto per la ripresa della partita.
Ed eccoci qua, bentornati dal Palamorandi di Umbertide per l'inizio del terzo quarto di gioco tra Acqua Sapone Umbertide e Umana Reyer Venezia. Il punteggio, lo ricordiamo, è di 41-30 per Umbertide al termine di una prima frazione che ha visto la squadra di coach Serventi esprimersi davvero su livelli altissimi e meritarsi quindi un vantaggio di 11 punti se fosse una squadra forte in forma come l'Umana. Si riprenderà con la rimessa che verrà battuta da Benedetta Bagnara da metà campo. I quintetti sono gli stessi che hanno iniziato la partita, comunque li ripetiamo: Harry Ruzitskov, McCallum, Bagnara, Francesca Dotto per Venezia, Swartz, Robbins, Consolini, Gemmeros, Catena Rotto per Umbertide. Intanto prima azione di attacco per Venezia, ha visto Harry tentare il tiro ma essere marcato davvero molto bene da Swartz, mentre invece in attacco prende un bel tiro dal gomito in sospensione Caterina Dotto, e l'ultimissimo punto sulla partita, doppia cifra anche per lei, davvero ottima finora la prova della play Veneta, e Veneta ovviamente di origine con Umbertide. E siamo con Umbertide che aggiorna il suo massimo vantaggio sul 43-30 quando il terzo quarto è conciuto a 40 secondi. Adesso è Venezia che prova a reagire in attacco, la rimessa sarà battuta da Francesca Dotto che va subito a cercare di trovare Ruzitskova con un minimo rischio di intercetto da parte di Gemmeros. Comunque la Slovacca controlla il pallone e poi appoggia ancora per Francesca Dotto che ha un'ottima penetrazione, però Gemmeros la disturba in maniera davvero ottimale, la disturba senza toccare, senza commettere fallo, ma oscurando la visuale e prendendole difficile coordinarsi bene e trovare quello per il tiro. Il pallone va, non tocca neanche il ferro, scatto di 24 secondi, comunque ha terminato fuori, la sostanza non cambia, palla recuperata per Umbertide e un'altra ottima difesa da parte della squadra di coach Serventi. Questo può impostare il nuovo attacco ed è davvero importante capitalizzare questo momento favorevole, perché poi una squadra come Venezia può piazzare le passate importanti anche in pochi minuti. Qua Consolini trova benissimo Swartz che poi però sbaglia un canestro che per lei dovrebbe essere abbastanza semplice, ma comunque Robbins da sola contro tre maglie veneziane prende un rimbalzo dei suoi, e davvero Robbins purtroppo stiamo avendo solo a sprazzi perché ha un ginocchio in condizioni davvero ridotto male, molte altre volte fine pure giocherebbe in queste condizioni, la vedete anche come cammina, non certo, anzi sui movimenti non è certo al meglio, si allena pochissimo una settimana per il dolore. Comunque da questo contributo importantissimo potrebbe darlo ancora di più se fosse al 100%. Intanto l'azione si sviluppa con Consolini che tenta un tiro acrobatico ma il pallone ferro finisce, quindi Venezia riesce a difendere e a ripartire con Henry che va alla Bagnara che tenta la penetrazione, poi scarica per Francesca Dotto che però rifiuta un tiro che poteva prendersi per andare da McCallum, perché non rifiuta a scelta in un'occasione, se lo costruisce bene tirando dai 6 metri e il tiro è lungo. Poi a rimbalzo vola la terra Consolini, si smanaccia, ma non come ormai è chiaro il davanti del metodo, non ho mai finito questi contatti, continuano a fischiarli correntemente. C'è il rimbalzo offensivo di Venezia che va a segnare, ma subito risponde con una tipa delle sue, Giorgi Gemmeros, che bruca la retina, il pallone passa esattamente al centro del ferro, un tiro di grandissima eleganza, di grandissima tecnica, la presa della mano di Cechi è davvero eccezionale. E Umbertide torna sul più 14. 6-32 per la squadra di casa quando mancano 7 minuti e 40 fino al primo quarto. Ottima difesa e poi torna fuori per Venezia, però ancora una volta McCallum deve prendere un tiro in emergenza allo scadere. Purtroppo per Umbertide arriva un altro rimbalzo offensivo concesso a Venezia, che è proprio mancato il tagliafuori qui, e questi sono due abbastanza pesanti. Ruzitskova quindi ha avuto poco facile a prendere il rimbalzo e a scrivere altri due punti al tabellino delle sue. 46-34 il punteggio quando siamo a 2 minuti e 50 di gioco in questa terza frazione. Bella azione qui tra i tre statunitensi di Umbertide con Gemmeros che trova Swartz che subito appoggia per Robbins che ha un metodo di mano piuttosto semplice a canestro, si torna sul 14, davvero una bella azione questa qui da Umbertide. Vediamo adesso Dotto e va da McCallum che tenta l'attacco ma e sbaglia il palleggio, Consolini taglia il pallone dalle mani, davvero qui un errore di superficialità da parte della guardia statunitense. Mentre qui adesso vediamo che Catena Rotto cerca di attaccare la sorella, si incarta, forse il primo errore della sua partita, poi combatte a terra, il pallone comunque alla fine della mischia si fissa dalla parte oro granata, quindi Venezia può ripartire dopo aver vinto una battaglia per loro, per la squadra molto importante difensivamente. Ancora McCallum fa impressione, stavolta metta molto bene e cerca Harry, ma davvero un intervento di
Catena Rotti un aiuto davvero eccellente, anticipa Erri e va a mettere la palla in rimessa laterale, sarà palla ancora per Venezia, però davvero Erri stava già più gustando due fasce di punti e qui l'intervento davvero importante Catena Rotti, che poi però invece Bagnara viene dimenticata, ha un tiro da tre abbastanza agevole per una per il suo talento e invece il pallone riesce a calata sotto dalle mani dopo quella tripla messa in maniera abbastanza fortunosa nel primo tempo, ha avuto due bei tiri, ha avuto nelle sue due entrato, anche questo è il basket. Adesso qui c'è Melos, forse ha detto un po' il gioco, ma comunque riesce a trovare prima Robbins che consegna per Consolini, che poi attacca benissimo McCallum ancora una volta, oggi davvero sta portando a scuola in queste prime tre azioni, è incontenibile e Chiara Consolini, e il suo 17° punto, un verde raggiunge quota 50, 50-34 quando mancano 5 minuti e 44, sono della sirena del terzo periodo, qua Venezia fa girare molto bene palla e Francesca Rotto un tiro libero, ancora un errore al tiro per la play delle Venete, oggi davvero percentuali basse per Venezia e va detto anche che se un mese è difeso bene, altre volte Venezia va costruito degli ottimi tiri, il pallone non è entrato. Venerdì scorso in gara 1 Venezia entrò praticamente tutto, qualsiasi cosa si alzava a parte 10 entrava a canestro, oggi anche tiri abbastanza semplice, quantomeno per giocatori di attrezzo di quelli di Venezia, di Venezia non sono entrati, mentre qui intanto perché ci avevano sentito una tripla, ma il recupero di Francesca Rotto è stato eccellente e l'ha potuto tirare bene. Qua invece Erri prova il tiro dalla lunga, era un tiro da due comunque perché prima sull'arco era, ma sinceramente una decisione abbastanza rivedibile per la lunga americana, il pallone non tocca neppure il ferro, si spegge direttamente fuori e si alza anche qualche grido di schiena da parte del pubblico di Umbertidi e si riparte con il pallone in possesso di Acqua Sapone con Caterina Dotto che fa trovare il mezzo Swartz, si collassa bene la difesa di Venezia, quindi Swartz deve riuscire ancora, c'è Melos, la palla arriva Dotto che attacca Bagnara ma con 2 secondi alla fine, ma Bagnara sarà battuta e quindi per evitare guai maggiori va a commettere fallo, un fallo di esperienza speso bene su Caterina Dotto e ancora ovviamente non siamo in bonus, il secondo fallo di Venezia e anche il secondo fallo complessivo di questa frazione per Benedetta Bagnara, si tratta del primo fallo della partita e c'è Melos può andare a battere la rimessa che ne consegue, scambia palla velocemente con Robbins e si trova con il pallone in mano, entra dentro, la chiude Ruzicko ma trova Caroni Swartz che batte il recupero di Henry e da 5 metri trova con discreta eleganza la retina. Un Betis continua ad allungare, siamo 52-34, più 18 per la squadra di casa, quando Venezia adesso per Venezia si fa difficile, deve reagire. Fallo fischiato qui a Jackie Gemmelos su Shannon McCallum, fallo non in azione di tiro, quindi il primo fallo di squadra di Umbertidi nel questo quarto, si ripartirà ancora con la rimessa laterale con 14 secondi attribuiti alla formazione veneta per effettuare il suo attacco e ancora una volta ovviamente Francesca Dotto che si carica di fallo, qui attacca molto bene la sorella, la batte, però poi si trova davanti Caroni Swartz, ancora una volta deve alzare la parabola in maniera innaturale, causa della grande stazza di Caroni Swartz e il tiro le esce. E invece adesso Umbertidi va a mettere il momento ancora Swartz che attacca, decide di attaccare Henry in uno scontro contro i pesi massimi, poi alza il pallone in terzo tempo, la palla è piano sul ferro, a rimbalzo si lotta tra Ruzicko e Robbins, palla 2 chiamata degli arbitri, la freccia premiava Umbertidi e quindi si rimane in attacco per la formazione di coach Serventi, ovviamente nel prossimo possesso alternato premierà Venezia. Ancora lo scontro fra due gemelle Dotto, Caterina si appoggia a Consolini che attacca ancora una volta McCallum, che questa volta scivola bene la tiene, forse la prima volta nella partita che riesce a trattenere la penetrazione, manca un solo secondo fine del quarto, Capitan Consolini con un miracolo trova il ferro, però un miracolo però comunque il pallone arriva facilmente il rimbalzo per la parte di Venezia, Venezia a difendere, vediamo adesso cosa tira per Venezia, McCallum che tiene molto il pallone in mano, allunga il palleggio, poi fa quello che fa, tira senza alcun ritmo, un'azione davvero, un attacco davvero pessimo, se Venezia pensa di rimontare attaccando così sarà davvero difficile, sarà per quanto McCallum abbiamo visto mettere diverse triple in questa maniera, però non possono, queste sono giocate estemporanee che possono funzionare una volta ma sul lungo termine ovviamente no. E vediamo che invece in attacco Umbertidi Gemello trova Swartz, qui anche un po' di fortuna perché la palla carambola sul ferro, poi torna in mano alla lunga americana che poi però è brava a prendere il rimbalzo, appoggiare bene al tabellone, anche lei va in doppia cifra con questo canestro e raggiunge questa quota 10 Gemellos e
con così soprattutto un Betide vola sul più 20, 54-34 e continua davvero questa cavalcata trionfale da parte della squadra di coach Serventi. La partita è ancora lunghissima, ma davvero fino a qui la qualità di gioco espressa da un Betide è una delle migliori dell'anno. Andiamo a vedere le statistiche quando mancano 3 minuti di passetto a fine del terzo periodo e il gioco è fermo per time out. Caraconzolini ha segnato 17 punti, ne ha messi 11 Catania 8, 10 per Gemma Swartz e 6 per Giulia Robbins. Per Venezia invece Duzitskova è diventata top scorer con 8 punti, a 7 Henry Bagnara, quota 6 per McCallum, mentre invece a quota 4 c'è Francesca Lotta, a quota 2 Sandra Formica. Scade il minuto di sospensione, il time out è chiamato da coach Liberalotto, gli arbitri richiamano in campo le due squadre. Si ripartirà con la rimessa dal fondo campo a favore di Venezia, ovviamente, visto che si era fermato il gioco con il canestro di Canone Swartz. Ad incaricarsi della battuta di Benetta Bagnara. Non ci sono cambi da parte di Venezia, quindi continua a cavalcare il quintetto con cui è stata la partita coach Liberalotto. D'altronde abbiamo detto comunque che nel secondo quarto della panchina non è che abbia avuto tantissimo l'allenatore di Venezia, mentre anche per Umbertide non ci sono cambi ancora. Vediamo che McCallum va per tentare, entra in area, poi scarica per Dotto, altra bella speculazione e stavolta Venezia costruisce un ottimo tiro e Bagnara va a segnare la tripla. L'azione ben costruita da parte di Venezia e sono arrivati i 3 punti di Bagnara, che sarà anche lì a quota 10 e riporta a meno 17 la squadra di Venezia, che poi adesso lui difende molto bene con Ruzitskova che anticipa Swartz per far ripartire Dotto, che va tornando ancora da Bagnara che scarica ancora su Dotto. Ruzitskova ancora una volta molto fuori dall'area di rigore, si affida a McCallum, vediamo cosa deve fare McCallum, attacca Robbins, poi scarica per Harry che segna, subisce il fallo da parte di Giulia Robbins. E Angelo Nitto con il libro supplementare, come si è visto Venezia ha un talento tale che praticamente in 30 secondi può passare subito un parziale e riaprire la partita. È pronta il Lunetta la pivot statunitense di Orivine Ciamecane, è pronta il Lunetta, mentre invece arriva un cambio per tutte le squadre, esce Robbins dentro a Buona per Umberti, invece per Venezia esce Bagnara dentro di Sapenna, che fa il suo ordine nella partita, classe 1995 di Sapenna, è uno dei talenti più cristallini che il basket si è espresso negli ultimi anni, ma con un ordine di lavoro di classe notevole. Forse poteva entrare anche prima. Intanto Henry completa il gioco a 3 punti e riporta a meno 14 Venezia. Se qualcuno pensava che la partita potesse essere già vinta, è subito Venezia ricordato che ci sarà ancora da lottare fino alla fine. Consolini attacca in penetrazione, l'intervento piuttosto duro di Caterina Dotto che la ferma subito. È il quarto fallo di squadra per Venezia in questo parziale, quindi ancora non siamo in bonus. E si riparte con la rimessa laterale che verrà battuta da Gioacchice Melos, che trova Caterina Dotto, e poi si va da Chiara Consolini che però subisce ancora un'altra pressione di Francesca Dotto. Stavolta tutto regolare, il pallone tocca la linea laterale e quindi un'altra palla persa per Umbertide, e Venezia continua questo momento positivo in uscita dal time out del coach Liberalotto, che sembra davvero aver svegliato le sue giocatrici con il minuto di sospensione di poco fa. 2 minuti e 14 alla fine del terzo periodo, e McCallum che ancora in retifrazione gioca bene il pick and roll con Henry, che ancora una volta trova un bel canestro con una conclusione morbida, e Venezia continua a passare di 8-0 per le Venete, meno 12 per Venezia, quando ancora un Betide posto di palla. Gemmelos che va a trovare larga Caterina Dotto, che subito va in angolo da Serena Bona, che poi è un passaggio molto rischioso, ma Gemmelos lo contiene molto bene, va da Caterina Dotto, che però poi il tiro dal gomito viene stoppata da McCallum, ma la palla schizza fuori e la rimessa è per Umbertide, che avrà 5 secondi per tentare di costruire qualcosa in questo attacco. Negli ultimi 2-3 attacchi non è che si è riuscito a creare molto, la pressione di Venezia è stata molto efficace, vediamo come si dispongono le due squadre. La palla arriva a Robbins che scarica per Gemmelos, che invece deve tirare da 3, il tiro cortissimo, non tocca neanche il ferro, e Ruzitskova va facilmente a rimbalzo, lancia Caterina Dotto, vediamo che va subito dentro per Henry, che scarica per Ruzitskova, mette palla a terra, poi riapre per Dotto che va in angolo da Penna, un ottimo tiro da 3 punti, e però questa volta va lunga, però a rimbalzo c'è un mismatch molto evidente tra Ruzitskova e Dotto, quindi Ruzitskova fa l'esercizio di segna, torna ancora da Penna che questa volta si avvicina ma sbaglia ancora, e questa volta a rimbalzo non c'è lotta perché Caroline Swartz da sola e riesce a prendere bene il rimbalzo. 1 minuto e 12 secondi a fine del quarto, mette sotto il palla, slalom di Caterina Consolini, che proprio sbaglia per il tocco di
Henry, la palla arriva a Jackie Melos che subisce il contatto di McCallum, tutto regolare, quindi il pallone torna sul Venezia, attacca Francesca Dotto, la sorella, che prende bene un fallo, è stata abbastanza strabattuta e non si dice la posizione di bonus. Si ripartirà con una rimessa laterale per Venezia quando siamo a 57 secondi dalla fine del terzo periodo, il punteggio sempre 54-42 per Umbertide, e coach Serventi decide di parlarci un po' su perché negli ultimi due minuti Venezia ha fatto vedere che squadra può essere su entrambi i lati del campo e farà quasi dimezzato il distacco che aveva soltanto 120 secondi Orsono. Mentre in corso il time out diamo uno sguardo a cosa sta avvenendo sugli altri campi della Serie A1. Se si apre, se ce lo con, dove ricordiamo stanno giocando le altre partite della Serie A2 dei quarti di finale scudetto. Ricordiamo che nel pomeriggio Napoli ha eliminato San Martino vincendo anche gara per 64-57 e poi importanza per 2-0 nella serie. Intanto Cagliari ha fatto una rimonta davvero eccellente contro Schio, adesso solo meno 4 per le sarde, 52-48 per Schio, ma davvero c'è partita e non in molti pronosticavano, specie dopo che in gara 1 Schio aveva vinto di 450 punti. Mentre invece a Lucca Ragusa ha messo il turbo, ha piazzato un parziale di quasi 20 punti, adesso conduce di più 19 su Lucca, e questo sinceramente mi sembra una partita ormai finita, detto che Lucca è ancora solo a quota 28 e Ragusa è già stata arrivata a 47, e mi sembra difficile che le lucchesi possano segnare così tanti punti in così poco tempo, e quindi anche Ragusa si appresta ad raggiungere Napoli nel finale scudetto, che sarà un derby del sud davvero molto interessante. Intanto si riprende a giocare a Palamorandi e McCallum in possesso di palla. Di lei si trova dopo il cambio Caterina Dotto, ma McCallum alza il pallone troppo per Ruzic, trova che una radice alta come la Slovacca non può arrivarci, palla persa, parte Venezia piuttosto ingenua e anche piuttosto grave, visto che l'inezia è tutta dalla loro parte in questo periodo e questo potrebbe cambiare. Anche Cemelos sente alzare il pallone e anche Cemelos diciamo, è un po' più prudente perché Venezia è molto lunga in difesa e quindi Erdi riesce ad appinare il pallone che ha dietro a Swartz. Poi però qua Chiara Consolini fa un bel intervento a deviare il pallone giocato da Venezia e si riprenderà ancora con una rimessa laterale in favore delle Venete, con Elisa Penna che si incarica di battere, e va ancora Francesca Dotto che chiede a Maia Ruzicco di aggiustare il blocco, e poi va proprio dalla Slovacca che apre il palleggio in maniera non perfetta, però trova ancora la sua play che va in penetrazione, tenta l'appoggio ma non riesce neppure a trovare il ferro, il rimbalzo di Umbertide, e poi Penna con un'esperienza che non si farebbe una giocatrice di meno di 20 anni, vedendo che ancora Venezia ha un fallo per andare in bonus, lo spende su Chiara Consolini fermandone una ripartenza pericolosa, e quindi adesso Umbertide avrà 11 secondi per impostare l'ultimo attacco del quarto, portando la rimessa laterale, la palla in mano a Jeki, le porte blocco Swartz, Jeki tenta il tiro da tre punti da lontano, ma il rimbalzo di Umbertide con Caterina Dotto che vede la situazione, le sbarra la strada Henry, cioè quando arriva Henry cioè si oscura, deve riaprire per Chiara Consolini, era un passaggio intelligente ma è anche molto lungo, il tempo era scaduto e quindi si finisce così 54-42 per Umbertide alla fine del terzo quarto, con Venezia che però cavalca un parziale di 8-0 che ha riaperto una partita che poteva anche per sembrare già corsa tra gli archivi, e quindi il quarto periodo sarà tutto da giocare, è tutto da scrivere il finale di questo romanzo, e vedremo fra 10 minuti effettivi, sapremo se sabato prossimo si tornerà a parata Liercio per la bella oppure se Venezia se ne andrà in semifinale scudetto, dove dovrebbe affrontare il secondo pronostico Schio, ma Cagliari sta rendendo la vita davvero durissima alle Venete, adesso sono solo due punti di ritardo del CUS che continua questa sua rimonta incredibile, era scivolata a meno 20 quasi alla fine del secondo periodo, adesso 52-54 il punteggio, mentre invece Ragusa ormai sul più 19 contro Lucca, e qui davvero sembra che stia veleggiando verso un tranquillo approdo nel prossimo turno dei playoff. Intanto diamo anche le statistiche alla fine del terzo periodo. Per Umbertide, rispetto all'ultimo aggiornamento che abbiamo dato, non ha più segnato nessuno, quindi sono sempre quelli 17 punti per Consolini, 11 per Dotto, 10 per Gemelos e Swartz, 6 per Robbins, con 8 rimbalzi per Robbins, 6 per Swartz
e due assist per Catenadotto tra gli altri dati da dare. Invece per Venezia il miglior marcatrice fino a qui è Anelka Henry con 12 punti, 10 per Bagnara, 8 per Ruzicova, 6 McCallum, 4 Francesca Dotto e 2 Alessandra Formica. Percentuali sono ovviamente un po' sporcate per entrambe le squadre, perché continuare con il suo tempo era veramente difficile. Comunque Umberto continua a tirare sopra il 50% da 2 e anche da 3, mentre invece Venezia sta pagando la prestazione nel tiro da 3 abbastanza scadente, 3 su 13 fino adesso per le Venete, mentre invece da 2 comunque la percentuale è discreta perché siamo attorno al 48%, siamo, quindi comunque può essere soddisfatto di questo dato coach Liberalotto. Si riparte adesso con il possesso di Deborah Calangelo, che dopo aver fatto tutto il terzo quarto prima rientra. McCallum, un passaggio pigro per Ruzicova, Consolini scippa il pallone, vola via in contropiede, segna due punti di importanza capitale, sale a cosa 19 il capitano, ma soprattutto interrompe l'8-0 di Venezia subito in avvio di quarto periodo, rimette più 14 un Betty, un canestro che potrebbe risultare decisivo per l'inizio della partita. McCallum trova in penetrazione, si aiuta anche col fisico contro Caterina Dotto e poi perde un tiro in sospensione dalla lunetta. E lei ha le mani per mettere questi tiri, abbiamo tutta la partita che lo diciamo, questa volta lo dimostra. E quindi Venezia è sempre a meno 12, quando sono passati 40 secondi in quest'ultimo periodo. Ancora Chiara Consolini che imposta l'azione. Vediamo, poi sceglie di andare da Robbins, che subito allarga per il gioco per Gemelos, che pesca con un bel passaggio in angolo. Chiara Consolini che tenta la penetrazione, poi viene deviato da Henry, ma lotta a rimbalzo. Gillian Robbins che recupera il pallone e appoggia altri due punti, è l'ottavo punto del match per la texana e soprattutto è ancora il 58esimo punto da parte di un mettere, 58-44 il punteggio, mentre McCallum va in penetrazione, per due volte viene toccato il pallone da parte di Dotto, però alla fine la guardia statunitense riesce a controllare la sfera e scaricare per Calangelo, da cui tiro però finisce lunga. Poi la stessa play campana cerca di fermare la ripartenza di Dotto, ma non fa in tempo a sistemare il corpo, quindi il fallo è suo nel contrasto e si riparte con la rimessa per Umbertide, che ha ancora 24 secondi per impostare la sua azione offensiva. 8 minuti e 40 alla fine della partita, più 14 per Umbertide, palla in mano con Catenina Dotto che attacca Calangelo, ma esce benissimo Henry, uno show difensivo notevole che la ferma e poi Calangelo la tiene molto bene, ma nell'ultimo palleggio di Caterina Dotto abbassa il braccio sotto troppo anticipo e quindi fa cadere a terra l'avversaria ed è fallo, il secondo fallo speso in pochi secondi da parte di Calangelo, del secondo fallo anche di squadra per Venezia, che quindi Umbertide potrà usufruire di una rimessa tra le zone di attacco, mentre esce di Sapenna e coach Liberotto riabbassa il quintetto mettendo Meneta Bagnara. Robbins intanto trova bene Swartz, che fa un buon primo passo contro Henry, poi però si incarta perché Henry tiene davvero bene, muove il piede perno, infrazione di passi per il pivot di Boston e si ripartirà con il pallone in mano a Venezia. Batte la rimessa Henry che trova ma il movimento Calangelo e chiama Horn, vediamo quale doppio piccolo parte del doppio piccolo esplorerà, invece si va in lato da McCallum, poi Ruzicova si alza dal gomito, lei ha le mani mette questo tiro, contratta invece non lo mette, il pallone è lungo, il rimbalzo anche il rimbalzo lungo e entra in mano Gemelos che diffida un po' sul da farsi, poi trova bene il taglio di Julia Robbins che appoggia anche lei il suo decimo punto. Per Umbertide ha segnato 5 giocatori che ha segnato fino adesso, ma sono tutte in doppia cifra e soprattutto il punteggio torna a dire 60-44 più 16 per Umbertide, mentre McCallum tenta una tripla lontanissimo, il pallone viene sputato dal ferro, anche un po' di sfortuna anche più a Venezia, ma Ruzicova è ben appostato a rimbalzo, raccoglie la carambola e ne appoggia altri due, è il decimo punto anche per la Slovacca e Venezia torna a meno 14. Adesso qui vediamo che il capitano Consolini va ancora in prestazione, Henry le chiude bene lo spazio, ma ovviamente se Henry deve scalare e coprire Consolini, poi nessuno fa tagliare fuori su Swartz, la lunga statunitense che a giugno come giocherà per il New York Liberty in WNBA trova un rimbalzo molto semplice e due punti ancora più semplici perché danno ancora il più 16 a Umbertide, poi qui si combatte a rimbalzo e Swartz colpisce Ruzicova, il fallo è abbastanza palese tanto che le proteste da parte del pubblico di casa e quindi primo fallo nel periodo comunque per Umbertide e quindi Venezia potrà ripartire con una rimessa laterale e intanto Ruzicova viene richiamata in panchina da parte del coach Liberalotto. Per la lunga slovacca oggi se ne è una partita che non ha attenzione diretta di ultima zona mostre, soprattutto in difesa non ha giocato molto bene.
e rientra in campo Formica. Però qua soprattutto c'è un altro recupero da parte di Umberti, che però dura lo spazio di un secondo, perché dopo nella ripartenza McCallum riesce a far carambolare il pallone sul corpo di Cerchice Melos, e quindi è una focata importante da parte della guardia statunitense, che garantisce un recupero di palla in posizione per Venezia, che può ancora attaccare. 7 minuti dalla fine, il vantaggio di 16 punti per Umberti, e questi possessi di Venezia sono davvero importanti, perché se non cominciano a segnare, poi diventa veramente complesso per loro pensare di imbastire una rimonta, per quanto ovviamente tecnicamente hanno la potenzialità di tenere molti punti in pochi minuti. Qua Robbins devia molto bene il pallone di Carangio, che Carangio aveva cercato di dare al centro, si riparte da questa laterale. 13 secondi per Venezia, Bagnara trova il suo play, che tenta un tiro a 7 metri, questa volta lo sbaglia ancora una volta. In regular season era un tiro della stessa posizione di Carangio, da cui aveva spaccato la partita. Invece c'è Meos, passato in contropiede, attacca direttamente dal palleggio Harry e tira in faccia. Non è una decisione molto saggia, perché e poi si spegne sul primo ferro, e probabilmente si poteva organizzare meglio un attacco in questa situazione, si poteva anche cominciare forse a lavorare un po' col cronometro. Qua invece Harry mette con apparente nonchalance un tiro per un lungo di un effetto banale, ottimo canestro da parte della lunga statunitense, e Venezia torna a meno 14 quando mancano 6 minuti e 15 secondi alla fine della partita. 6-2-4-8 il punteggio per Umberti. La transizione di Consolini, che nasconde il pallone a Formica, proprio lo sbaglia, ma grande rimbalzo da parte di Julian Robbins, che poi subisce il fallo di Harry. E attenzione, perché per la Necca Harry è retto il quarto fallo del personale. Vediamo se il coach Liberalotto rischierà di andare in campo oppure chiamerà per qualche minuto in panchina. Probabilmente è la scelta ovvia tenerla in campo, perché senza Harry sinceramente ci sembra difficile pensare che Venezia possa rimontare, e quindi infatti anche questa è la scelta del coach Liberalotto. C'è meno, si incarica della rimessa, trova Casini Adotto, che attacca la sorella, la batte, poi deve chiudere il palleggio. Caroni Swartz sente il tiro da 5 metri, è lungo, ma ancora Robbins, un altro rimbalzo fondamentale in attacco. Poi però stavolta Formica la tiene molto bene, Giulia Robbins muove il piede perno, muove, arriva la violazione di passi e si riparte con la rimessa che sarà giocata da Venezia. Carangelo mette in movimento McCallum, che torna ancora da Carangelo. Mancano 5 minuti e 50 secondi alla fine della partita. Vediamo che poco per applicare la Venezia. McCallum si isola contro Consolini, blocco buono di Formica che permette di liberare Carangelo, che poi va da Bagnara. Mancano 5 minuti alla fine, si va da Formica, mette palla a terra, arriva Swartz che prende il pallone, per poi sullo slancio colpisce anche Formica, e questa è pure ingenuità da parte di Swartz, perché mancava solo un secondo alla fine dell'azione di Venezia, e invece concede due tiri liberi a Venezia, concede che andrà in lunetta con Formica. Mancano 5 minuti e 30 secondi alla fine della partita, mancano, e Formica ha l'occasione di riportare a meno 12 del suo con questi due tiri liberi. Vediamo il primo da parte della regia siciliana, è però lungo il libero, quindi il primo non va. Seconda opportunità adesso per Formica, intesa situazione falli per Swartz, il secondo fallo, questo 0 su 2 da parte di Formica, quindi non paga questo fallo Umberti, e il rimbalzo di Cemelos, che poi in prima persona si incarica di impostare l'attacco, chiama Horn, sceglie il blocco di Cemelos, di Swartz, però poi prende il del palleggio, Calangelo la scippa, e in quest'ultimo quarto Cemelos ha sbagliato alcune scelte importanti. Qua Calani Swartz si è fatto sorprendere le spalle da Harry, ma arriva Giulia Robbins e piazza una stoppata davvero impressionante che cancella Harry. Davvero Giulia Robbins è una notizia straordinaria, se consideriamo in che condizioni sta giocando, fare una stoppata del genere a Harry è una giocata di quelle che si vedono raramente in un campionato. Merita davvero l'ovazione che il pubblico le ha tributato, e coach Serventi comunque evidentemente non è stato molto soddisfatto delle ultime azioni che ha visto la sua squadra. Chiama time out quando mancano 5 minuti e 11 secondi alla fine della partita, e punteggio sempre 62-48 per Umberti. La palla è in mano a Venezia, che batte da una rimessa dal fondo con 15 secondi di posizione per rimbastire un attacco. Diamo anche un'occhiata a quello che sta avvenendo sugli altri campi. Schio, dopo la grande paura che ha avuto, sta cercando di riallungare, e adesso è a più 7 su Cagliari. Comunque abbiamo una partita anche in Sardegna, e non era scontato visto il primo della vigilia. Mancano 8 minuti a Saducchessa per terminare questa partita, e invece a Lucca 55-32 il punteggio, e quindi ormai
passa l'acqua alla Ragusa, e anzi 50-32 adesso l'ultimo aggiornamento, passa l'acqua alla Ragusa, è ben avviata verso la qualificazione al prossimo turno. Per quanto riguarda le statistiche, le leggiamo velocemente: top scorer per Umberti De Caraconsoni con 19 punti, 12 Swartz, 11 Dotto, 10 Gemeno e Robbins. Per Venezia in doppia cifra 14 Harry, a 10 Bagnara e Ruzicova, e intanto si parte proprio con Bagnara che fa parte della rimessa, cerca Formica che subito va a riaprire per Calangelo, Calangelo si trova Calatina Dotto che la tiene, il blocco di Formica per il favore di McCallum che cerca Bagnara, Robbins mette ancora una volta la mano ed a questo punto deve ripartire con la rimessa laterale Venezia, ma mancano solo 5 secondi, quindi dovranno fare un gioco molto rapido per liberare qualcuno delle loro giocatrici al tiro. È McCallum che si incarica di battere la rimessa, che va a trovare Formica e costruito per McCallum, che poi prenderà il tiro da 8 metri e il tiro è sbagliato da parte della guardia statunitense e si riparte quindi con Catania Dotto che è il controllore del pallone. Quando mancano 4 minuti e 50 secondi fine della partita, e Carangelo va a commettere un altro fallo su Catania Dotto. Questo fallo è il quarto, vediamo, è il quarto di squadra per Venezia, che quindi entra in bonus con questo fallo di Calangelo. Calangelo ha tre falli in 5 minuti, però tiene in campo Coach Libera Lotta, posto Francesca Dotto, che ha avuto poche percentuali, evidentemente poi si fida più di Calangelo Libera Lotto. Caraconsolini penetra contro McCallum, che stavolta la tiene fisicamente molto bene, deve tirare in emergenza, il tiro esce sotto dalle mani del capitano e la palla torna in mano a Venezia. Poi il duello si ripete a parti invertite con McCallum che attacca Consolini e la costringe a commettere fallo, il primo fallo di Chiara in questa partita. Ancora però Umbertide non è in bonus e quindi si ripartirà per l'ennesima volta con una rimessa laterale da parte di Venezia, mentre intanto Coach Libera Dotto vara un quintetto con due play perché mette in campo Francesca Dotto, ma non esce Carangelo bensì Bagnara, evidentemente vuole migliorare il ball handling della sua squadra Libera Dotto, e vediamo che il paraffettino del primo possesso proprio Francesca Dotto che fa caduta penetrazione e indietreggia quando non trova spazio e va da Calangelo che poi allarga per McCallum che è in mezzo di tirare, invece non tira, ma servirà Harry a quel palo sfugge di mano, proprio la controlla e poi prende un tiro forzatissimo che prende il ferro, Gemelos prende il rimbalzo però poi per non passare via di fondo riscarica indietro e il pallone finisce in mano a Formica e quindi Venezia un'altra occasione di attaccare, questa volta McCallum trova bene Anelka Henry sotto canestro, le fanno addosso Gillian Robbins e anche per Gillian è il quarto fallo personale questo, e quindi Henry andrà in lunetta quando mancano 4 minuti alla fine della partita e Umberti è sempre avanti di 14 punti. Robbins esce con 4 falli, eventualmente rientrerà negli ultimi minuti se sarà bisogno, al suo posto torna in campo Serena Bona, mentre Henry si appresta a tornare in lunetta. Fino adesso 2-2 la lunga statunitense, che comunque anche oggi ha messo segno 14 punti e 9 rimbalzi, che è stata una presenza molto importante sotto le plance. Il primo lo mette, la torna è una tiratrice di liberi davvero eccellente, due mani molto educate. Vediamo il secondo, tra l'altro quella di Harry è una storia molto particolare perché lei è nata in Giamaica, è immigrata negli Stati Uniti a 13 anni e solo allora ha cominciato a giocare a basket, e nonostante questo vedete che comunque ha una tecnica di base molto importante, non è soltanto una vocice fisica, anche una vocice molto tecnica. E intanto esce Formica, rientra Ruzicova, mancano 4 minuti e per Venezia è il momento di tentare il assalto finale con Umbertide che invece deve resistere in questo finale, più 12, 6-2-5-0 per Umbertide, palla in mano con Dotto che va da Gemelos, che vediamo, va a trovare Chiara Consolini che ancora una volta attacca McCallum, questa volta tenta ancora il tiro, però ancora una volta gli esce, e poi va a mettere pressione su McCallum a rimbalzo, per gli arbitri è fallo, è il secondo fallo di Consolini e soprattutto è un fallo commesso in situazione di bonus che regala due tiri liberi gratis praticamente a McCallum, e questo è un diciamo sarà un po' un'ingenuità a forza, anche se il contatto era davvero lieve rispetto ad altri contatti che sono stati lasciati correre, davvero lieve, comunque in situazione di bonus è stato un po' un'ingenuità che regala due tiri liberi a McCallum che mette il primo mette il primo tirato alla perfezione, poi si mostra solo la retina. Vediamo come andrà il secondo tentativo della linea della carità da parte di McCallum, anche il secondo segno perfetto anche questo, e Venezia torna a meno 10, quindi quando mancano 3 minuti e 40 alla fine, e
ancora le Venete, quindi si danno più di una speranza di riaprire la partita. Buona, allarga per Consolini, forse trova contro Francesca Dotto, però decide di rimanere da Gemelos. Gemelos ha spazio, ma torna ancora Consolini, mancano 8 secondi, un metro solo poco, e poi Consolini cerca di ribaltare completamente il campo, il pallone è perduto troppo forte, non riesce a controllarlo la player, è davvero difficile da controllare questa palla, e il pallone si spegne, rimessa laterale, un altro recupero per Venezia quando mancano 3 minuti e 22 secondi e continua il tentativo di rimonta a parte delle Venete, che adesso vanno con Caterina Dotto, con Francesca Dotto ovviamente a impostare l'azione, trova bene Henry che segna il suo 18° punto della partita, e Venezia meno 8 con 3 minuti da giocare. Chiama Horn, o Corna la chiamata di Caterina Dotto, vedete si forma un doppio blocco al gomito, poi però Caterina Dotto preferisce non penetrare e quindi restare fuori area per Serena Bona, Gemello si parla Dotto che penetra e appoggia fuori per Consolini che si batte il recupero di Francesca Dotto e il tira di libertà, un tiro abbastanza libertà, e qui è molto sfortunata Consolini perché il pallone gira due volte sul ferro e viene spurato fuori questa volta, e Venezia può ancora continuare la sua rimonta. Calangio finta il tiro, poi riapre fuori per McCallum, lei invece non finta, lei lo prende e McCallum entra in modalità calda, mette un tiro da 8 metri, mette un tiro contro fuori ritmo, però abbiamo detto tante volte, questi tiri li mette, i primi tiri aveva sbagliati, questo no, e Venezia in un amen è di nuovo a meno 5 e una partita che sembrava vinta va vinta di nuovo per Umbertide. Vediamo Serena Bona, ancora un attacco piuttosto statico per Umbertide. Canone Svolso trova comunque bene Gemelos che si trova contro McCallum che va da Bona, che va da Bona, 3 secondi per tirare, 2-1 con il suo gioco a spazio, non fa in tempo, qui recupera 24 secondi, vedete che la panchina di Venezia esulta come se avesse stato un canestro perché sanno che questo psicologicamente un recupero importantissimo. Coach Serventi chiama il suo ultimo time out della partita perché ha visto molte difficoltà della sua squadra, mancano 2 minuti e 6 secondi e Venezia a meno 5 e ha tutta l'inizio dalla sua parte. Prima del time out era pronta sul cubo dei cambi a rientrare anche Julia Robbins che evidentemente tornerà in campo una volta che riprenderanno le operazioni dopo il minuto di sospensione. Vediamo anche ancora statistiche, anche se non sono cambiate molto l'ultima volta, 19 Consolini, 12 Swartz, 11 Dotto, 10 Gemelos e Robbins, invece per Venezia 18 Henry, 13 McCallum, 10 per Bagnare e Rozitskova, 4 Dotto e 2 Formica. A rimbalzo dominio di Umbertide per 36 a 23 con 10 di Robbins, 9 di Swartz, mentre per Venezia 9 di Henry e poco altro, 6 di Ruzicco se vogliamo. Diamo anche velocemente un aggiunto di altri campi, anche se Schio ha riallungato a più 9 adesso, 6-5-5-6, anzi scusate 6-7-5-6 con l'aggiornamento dell'ultimo minuto è arrivato adesso, quindi più 11, Schio ha messo la freccia e volare verso la vittoria, invece a Lucca mancano 3 minuti, Ragusa conduce per 19, quindi questa è una partita ormai finita, è soltanto per le statistiche a terminare il punteggio finale. Ma torniamo a Palamorandi che è invece una partita ancora vivissima e completamente aperta perché si riprende a giocare, Francesca Dotto in posto di palla per Venezia, vediamo qualche tipo di gioco applicato solo dal time out la squadra della Veneta. McCallum va contro Gemelos, il blocco sotto il blocco di Ruzicova, e poi per penetrazione chiamato il fallo a Caterina Dotto, chiamato insomma si è passati da non fischiare praticamente nulla, da far passare delle botte incredibili a fischiare contatti molto veniali in questo finale, va bene comunque. E effettivamente Caterina a McCallum ha toccata, altri due tiri liberi per Venezia che quindi può portarsi addirittura a un solo punto di distacco. McCallum è una tiratrice quasi infallibile in lunetta, il primo lo converte, vediamo il secondo libero, e anche il secondo è a segno e quindi Venezia è a meno 3 addirittura quando manca 1 minuto e 50 alla fine. Caterina Dotto gestisce il pallone, vediamo, sono passati 10 secondi di azione anche se con solo pochissimo, trova in angolo che Consolini che va a penetrare, però viene scippato dal pallone da Ruzicova e Venezia addirittura al pallone del pareggio adesso in caso con 3 punti. Calangelo va da McCallum che deve di attaccare Caterina Dotto, poi torna da Ruzicova ancora per Calangelo che trova Francesca Dotto sul lato e penetrazione dentro, tenta l'appoggio contro Swartz, sbaglia però Henry rimbalzo, ma la lunga giamaicana, sbaglia un canestro che per lei sembrava facile, non ha avuto esplosività e poi soprattutto Robbins prende il rimbalzo, commette fallo Henry, è il quinto fallo per Nelka Henry che quindi deve
vediamo una prova, forse è stato Ruzic come il fallo, vediamo. Anche Liberotto pensava fosse fallo di Harry, perché appunto invece fallo di Ruzicova, quindi non è il quinto fallo di Harry. Harry rimane in partita e comunque fallo di Ruzicova, che anche lei sale a quota per lei il primo fallo, quindi diciamo che una chiamata tecnica la sua sostituzione. Robbins mette il primo tiro libero, mette riporta più 4 un Betis, punti che valgono come ostivo, il secondo è lungo, ma Swartz tocca il pallone a Harry, Gemmello si recupera il rimbalzo, McCallum la tocca, non viene fischiato, questo è esattamente uguale al contatto di Dotto di prima, comunque va bene, poi Chiara Consigli entra, il pallone si sbatte sul ferro ed esce, però manca solo un minuto alla fine, il vantaggio comunque di 4 punti per Umberti. Vediamo Calangelo, adesso Venezia dovrà affrontare i tempi, McCallum vuole che non prenda un tiro da metà campo, eccolo qua, questa volta sbaglia e adesso Gemmello si recupera il pallone, Venezia non fa fallo, adesso Umberti deve gestire il pallone fino a prendere un tiro allo scadere. Mancano 45 secondi alla fine della partita, ancora ne va 12 di possesso Umbertide, Gemmeos lascia lì sul posto Harry, entra dentro, appoggia con grande classe, torna più 6 Umbertide, 6-5, 5-9, il libero 8 costruito al time out, mancano 40 secondi alla fine e questo sono davvero due punti che valgono come acqua nel deserto per la formazione di coach Serventi. Venezia torna a meno 6, 40 secondi, ancora non si può certo dire che sia finita, perché abbiamo visto come giocatori come McCallum possono mettere delle triple anche da posizioni impossibili, però davvero rispetto a pochi secondi fa la situazione è molto favorevole per Umbertide e anche dal punto psicologico avere invertito l'inerzia in questa maniera è davvero importante. Sottolineiamo ancora una volta che quando si è giocato di intensità, di voglia, di cattiveria, che il cattivo agonistico ovviamente, che ha rigirato la partita, è stata una notte di Julia Robbins che con il rimbalzo strappato a Harry ha fatto davvero un capolavoro, ha fatto che poi ha permesso a un Betley di recuperare un po' di abbrivio per questo finale. Intanto andiamo a vedere sugli altri campi, le partite sono concluse, mancano pochi minuti, però ormai se la forma ancora determinare dei punteggi e sostanza definita, Ragusa e Schio vanno in semifinale, invece resta da capire qui come andrà a finire questa partita. Mancano 40 secondi, ovviamente essendo gli ultimi due minuti dopo il time out, Venezia riparte direttamente con la rimessa in zona d'attacco e Calangelo che si incarica di battere questa rimessa. Ruzicova rientrerà subito in campo, rientrata per giocare l'attacco, ovviamente si va proprio da lei, si va Robbins che la marca mentre Calangelo è sotto di palla e sfrutta il blocco di Ruzicova, però Robbins esce bene su di lei, Dotto contro Dotto ancora una volta, Francesca si fa fuori per McCallum, ci mette una mano Gemmello, si costringe un tiro difficilissimo Calangelo, però Erde lì sotto riesce a prendere il rimbalzo e appoggia un bel canestro che la porta a segnare meno 4 per Venezia. E poi attenzione perché il pressing di Venezia è successo, con un paio di contatti che non fischiati, McCallum però decide di tirare da 3 punti, una decisione che forse è abbastanza diciamo prevedibile perché potrebbe tirare meglio. Poi Caraconsolini prende il pallone, se ne va via in contropiede, è costretto al fallo Venezia, è costretto al fallo, se dobbiamo alzare anche noi perché il pubblico è tutto in piedi. Mancano 4 secondi e 7 decimi alla fine. Chiara Consolini, Andrea Lunetta per base due liberi, sul più 4 per Umbertide, la situazione sembra davvero prossima, diciamo, alla decisione d'arrivo. Il primo di Chiara Consolini a segno ed anche il 20° punto del capitano, più 5 per Umbertide. Vediamo il secondo, le sarebbero più due possessi, resterebbero comunque il secondo, anche il secondo con un riso del ferro a segno, più 6 per Umbertide, libero lotto comunque ovviamente fino all'ultimo secondo, vuole sperarci e chiama un altro time out, chiama due possessi con 5 secondi, davvero serve un miracolo per Venezia, serve. E comunque sicuramente adesso Venezia cercherà di trovare 3 punti velocissimi e poi sperare in uno 0-2, ma non avrà neppure il tempo neanche in caso in cui poi se fosse sistematico lo mettere 0-2. Non ci sarà probabilmente neppure il tempo di portare il pallone nella terza campo visto che è finito il time out. Comunque giustamente finché c'è una speranza Venezia la esplora. Il time out di Umbertide è già finito, i volatifi di Umbertide sono entrati in campo, invece ancora Venezia vi sta parlando, intanto che aspettiamo che la partita riprenda
diciamo che a Ragusa la partita è finita, a Lucca la partita è finita, a Ragusa ha vinto 6-9-4-5, quindi si sta portando, quindi si è qualificato per la semifinale dove affronterà Napoli. Schio ha praticamente vinto perché avanti di 11 3 minuti dalla fine, e si riprende a giocare con McCallum, che è una tipa improbabile, poi si spinge soltanto sul ferro. Catena Francesca Dotto salva il pallone che però profisce in maniera Giulia Robbins, la sirena sancisce la fine, una vittoria straordinaria da parte di un Betide dopo tre quarti di un livello davvero incredibile da parte della squadra di coach Serventi. Nel finale è messo un po' la stanchezza, anche tanti infortuni di questa squadra che anche oggi ha dovuto giocare con solo sette giocatrici. Vediamo che adesso tutti vanno ad abbracciare Lavinia Santucci in campo, una fena molto bella. Lavinia si è provata al crociato pochi giorni fa, giovedì 2 aprile, e la sua presenza sarebbe stata importantissima per la squadra. Ricordiamo anche che c'era Giulia Moroni con la febbre, indisponibile, insomma, per un Betis una vera e propria impresa battere una squadra come Venezia. Ricordiamo che Venezia in campionato, dopo la pausa di febbraio, aveva perso soltanto contro Schio di 2 punti al supplementare, quindi davvero vincere in questa maniera contro il Venete è stato notevole. E adesso sabato a Paratalieccio per la bella, Venezia resta forse favorita, resta però una partita che è completamente da giocare. E se un Betis con i primi tre quarti, una squadra può fare paura davvero a tutte. Andiamo a leggere i tabellini finali di questa partita. Chiara Consolini 21 punti, MVP della partita sicuramente, 12 punti sia per Gemello che per Swartz, e 11 per Dottor Robbins in casa Umbertide, 11, 11 anche i rimbalzi di Julia Robbins, 9 punti per Canoni Swartz. Per Venezia 20 punti, 11 rimbalzi di Enelka Henry, segretaria migliore delle venete, anche da un punto di vista difensivo, non solo offensivo. 15 per McCallum, anche se con percentuali piuttosto rivedibili, 4 su 18 dal campo, insomma, abbastanza sparato come spesso le capita. 10 punti per Bagnare Ruzizkova, 4 per Dotto e 2 per Alessandra Formica. Bene, detti tabellini, andiamo a dare semmai un'occhiata se sono novità, non ci sono novità di altri campi, sempre tutto come l'ultimo aggiornamento. Quindi a questo punto, ricordando il punteggio finale, Acqua Sapone Umbertide 67, Umana Laie Venezia 61, la serie va solo 1-1 e torna a Venezia per la gara decisiva, gara 3. Un saluto e un ringraziamento da Matteo Romanelli, dal Palamorandi. Ci sentiamo alla prossima partita, se ci sarà.